Ragazzi, questo è un video altamente motivazionale che vi volevo far vedere proprio perché oggi si parlava di e questi giorni igiene sul gruppo. Ricordate che se avete montato i denti tutti su impianti dentali e non ne avete cura, vi perdoniamo. Vi perdoniamo se però venite a... Bergamo. Ragazzi, vanno puliti i denti. Ci sono migliaia di pazienti che non stanno venendo a fare il check annuale dei loro dentini. Questa roba nera che si vede qua è tabacco. Con le protesi non bisogna fumare. Ricordatevi che le gengive vengono quasi, quasi sempre, simulate con, il composito, perché poi in caso di riassorbimento osseo, quello può essere ribasato. Tutti i materiali che vengono utilizzati in bocca vengono macchiati, alterati nelle proprietà fisico-chimiche dagli agenti come quelli del fumo. Oltre questo, bisogna usare degli strumenti appositi per pulire queste protesi. E noi questi strumenti ve li possiamo tra l'altro far avere qua a Bergamo, ci sono arrivati questa settimana, adesso ve li facciamo vedere. E sono fondamentali per andare a pulire sotto questa protesi. Io voglio traumatizzarvi con queste immagini perché non c'è cosa migliore per i pazienti che magari hanno perduto tutti i denti e montano delle protesi artificiali sopra gli impianti che essere traumatizzati e quindi motivati. Un po' come i pacchetti di sigarette noi facciamo. Vi mettiamo queste immagini forti che vi fanno capire l'importanza di andare a pulire i denti. Tu mangi dei bianchi puliti, tu non fumi, quindi niente, smettete di fumare. E soprattutto ricordatevi che bisogna passare a fare il check, vedere dalla TAC tridimensionale quanto osso è rimasto vicino agli impianti dentali. Un lavoro del genere in Italia va a costare dai 30 ai 50 mila euro. Sono tanti soldi. Sì. Sono molti soldi e non vai a spendere poi 100 euro all'anno, ogni 6 mesi, per fare il check annuale. Oppure non ti compri tutti questi attrezzi che la Maria vi sta facendo vedere che servono per pulire le protesi. Ok, vi ricordo che questi attrezzi sono obbligatori, oltre al puliscilingua. Gli scovolini che servono per quando si crea spazio sotto la gengiva, questi altri spazzoletti che servono per passare sotto tra la protesi e la gengiva. Sono tutti strumenti questi che vanno utilizzati di concerto che servono per andare a pulire bene le protesi. Ma questi strumenti non smacchiano e non staccano ormai il tartaro che si è, e le macchie di tabacco che si sono attaccate. Queste com'è che vengono smacchiate? Vengono smacchiate con uno strumento, che è appunto, uno strumento che va a disincrostare tutte queste protesi e in casi estremi li andiamo anche a svitare, lucidare, riglasare, rimettere sulla bocca. Però una roba così, voi da soli non la potete pulire a casa con questi attrezzi. Vi abbiamo fatto un grosso regalo quest'anno aprendo la clinica di Bergamo, che è semplice da raggiungere. Non ci arriva, dottor Palmas. Quanto è distante Bergamo da Torino? Da Torino, bene, potete arrivarci tranquillamente in macchina, oppure se avete la possibilità che volete essere più comodi in treno, la stazione centrale di Bergamo si trova a 5 minuti a piedi, se non anche di meno. Con l'aereo ci sono pazienti arrivati alla Sardegna sta settimana? Certo, sì, ci sono arrivati tantissimi e dall'aeroporto invece sono 10 minuti, c'è il pullman numero 1 che vi porta in città di Bergamo. Con 1,50 € siete dall'aeroporto allo studio, scuse non ce ne sono, Scusi, ok. non ce ne sono infatti e trovate i voli in giornata, quindi venite al mattino, potete tornare alla sera o addirittura ci sono dei voli anche nel pomeriggio. Quanto costa un aereo da Cagliari, andata e Andata e ritorno? ritorno 17 euro. Ragazzi, non ci sono scuse, non ci Neanche sono un scuse. pranzo non costa così. Ragazzi. E ci sono pazienti che non vengono da anni, da 5 anni, quelli noi che gli facciamo? E gli togliamo la garanzia, ovviamente. Ok, perché non ci sono? Perché non ci sono motivi e scuse per non venire qua. È una garanzia anche per voi, in realtà. Dai, onestamente fa schifo, Sì, non... non possiamo vedere questa.
Vi faccio vedere di nuovo, cioè questi sono pazienti che ci fanno di tutto con le protesi, cioè loro pensano di aver speso 8.000 euro e chi se ne frega, usa e getta, poi queste le butto e le rifaccio. No, questi sono lavori che magari in Moldavia avete speso 8.000 euro, ma in Italia vi sarebbe costato 60, 50.000 euro, 40. E non hai risparmiato 40.000 euro, 30.000 euro e non c'hai 100 euro per fare un controllo, un check, un giorno dell'anno dedicato a mantenere le protesi. Ok, questo è un video motivazionale che vi abbiamo voluto fare, abbastanza traumatico. Non è accettabile che un paziente che ha perduto una parte del proprio corpo, che è stato mutilato, ha perduto una grande funzione, non faccia coincidere questo momento di recupero di un organo masticatorio con anche un cambiamento delle proprie abitudini di vita. Okay? Fatelo magari non per le protesi, fatelo per i vostri polmoni, fatelo per i vostri figli, per i vostri nipoti. Voler arrivare a vedere sposarsi dei nipoti, io penso che è un desiderio di tanti di voi. Ma dovrete esserci quel giorno, ma se queste stanno in questo stato, il vostro corpo, i vostri polmoni sicuramente non stanno in uno stato migliore e gli strumenti che noi abbiamo non permettono di smacchiare i polmoni. Quindi siate responsabili, noi facciamo come i pacchetti di sigarette, vi facciamo vedere, vi faremo vedere le cose che troviamo, chiaramente nel pieno rispetto della privacy. Vi facciamo vedere il corpo del reato, non diciamo chi è l'autore, ok? Però, però questo aiuta a prendere coscienza, perché se noi non vi facciamo vedere queste immagini, voi pensate che avete montato i denti, bene, ci vediamo tra 10 anni. No, questi sono lavori che devono essere verificati, se ci sono rotture, se ci sono incrostazioni, se c'è sangue vicino agli impianti, pus vicino agli impianti. Deve essere fatta la TAC tridimensionale volumetrica che serve per poter vedere quanto osso c'è vicino agli impianti e se si sta perdendo. Poi viene eseguita una checklist di controllo che ci permette di verificare esattamente diversi punti. Cioè non è solo vado a fare la pulizia dei denti e ho fatto il mio dovere. No, perché durante il check bisogna verificare tante cose. Ok, durante il check bisogna verificare che non ci siano crepature, tensioni, bisogna fare delle fotografie, per esempio Pietro, dove che fai le fotografie tu quando si fanno i check annuali? Check annuali? Facci vedere qua la tua postazione. Sì. Paziente viene qua, si siede qua. Sì, si accomoda qua e dopo noi ci facciamo le foto extraorali e anche quelle intraorali. Ci abbiamo un specchio qua per fare, per vedere i denti dentro, anche questi sono per la chirurgia. E ci sono anche gli apribocca. Sì, ci sono gli optraghetti che li mettiamo in bocca per fare le foto dentro la bocca. Vi posso fanno vedere un protocollo quale noi lo facciamo qua. Ed è importante perché le radiografie ti fanno vedere le basi ossee, ok? Ma le fotografie ti fanno vedere i tessuti gengivali, quindi lo stato di salute. Quando noi andiamo a caricare poi tutto su Dropbox, abbiamo praticamente un mappaggio completo del paziente che ci permette di verificare nel tempo come si stanno comportando i tessuti orali. La radiografia non fa vedere le gengive, la radiografia non fa vedere la lingua, non fa vedere le guance. Questa è per esempio una checklist dove noi andiamo a verificare tutte queste cose, ok? Per la privacy concello, per esempio questa è del 4 maggio 2022, andiamo a vedere se la protesi era svitata, se erano presenti rotture, se c'era mobilità, sanguinamento, placca, pus, questo va preso per tempo se ci sono questi tipi di problemi, vedete qua c'erano questi problemi. E andiamo a indicare al paziente dopo quanto deve tornare, verifichiamo anche se fuma, se ha preso, se ha con sé il kit di igiene. E questo è fondamentale, rifacciamo vedere quel video, Pietro, rifacciamo vedere un pochino. Questo è quello che c'è depositato sulla protesi, ma dovete immaginare anche quello che c'è sulla gengiva. Le gengive sanguinano, chiedono pietà.
Il portatore della protesi si fumava, questo mi chiedete. Se avete delle domande me le potete fare. Ricordatevi che i check annuali si fanno, noi li facciamo tutti a Bergamo, perché Bergamo è raggiungibile anche da tutti i pazienti che abbiamo in Francia, in Germania, in Svizzera. In Svizzera costa 250 euro fare una radiografia panoramica. Da noi la si fa gratis al check annuale. Con 99 euro fai anche l'igiene, la rimozione di tutte queste macchie che vedete sulle protesi, oltre che le fotografie e la verifica appunto di questa checklist. Spero che molti di voi clicchino e si registrino al check annuale, perché la clinica di Bergamo l'ho fatta per voi che da anni siete praticamente fuggiti, non siete più venuti a controllo perché magari vivete in Svizzera o in Germania, in Olanda, a Londra, dove costa tantissimo fare anche solamente una pulizia dei denti. Con 20 euro si va e si torna. Siamo qua nel centro di Bergamo a 5 minuti dall'aeroporto. Vi ricordo che con 1,50 euro si raggiunge la clinica col bus, si arriva in mattinata con l'aereo, con Wizz Air, Ryanair, si ritorna la sera, oppure col treno, c'è la stazione dei treni a 50 metri, oppure c'è la macchina sempre. C'è la macchina, c'è il Flixbus, ci sono tantissime possibilità per raggiungere Bergamo. Di sicuro è una città che viene comoda per chi vive in Italia e per chi vive all'estero. Avremmo, se no, potuto evitare di aprire questa clinica, vi avremmo potuto dire venite una volta all'anno in Moldavia. Quanto vi costa? Troppo. Molto di più, tra l'aereo, poi sì. In Moldavia non esistono aerei dello stesso giorno, quindi dovete per forza pernottare 3-4 giorni. E vi costa un sacco l'hotel, quindi capite che questa qui è una cosa che vi torna molto utile, se la usate. Però ricordate, i pazienti si dividono in due categorie, quelli responsabili e quelli irresponsabili. I video motivazionali noi li facciamo per responsabilizzare i pazienti, perché vogliamo con le immagini andare a stimolare quella che è la responsabilità di un paziente. Un paziente che ha messo una bocca bionica, materiali artificiali che non c'entrano nulla con le gengive, con l'osso, con lo smalto, con la dentina, tutti i materiali di cui è formata la bocca. Noi mettiamo resine, compositi, ceramiche, zirconio, titanio, oro, tutti i materiali che non c'entrano nulla, che devono essere verificati. Non è plausibile andare a fare un check dopo 10 anni, ma è molto meglio investire un giorno dell'anno. Ce ne sono 365 di giorni. Un giorno dell'anno ve lo dovete prendere come impegno, anche 2 giorni. E se hai messo impianti zigomatici, che dovevi fare un intervento maxillofacciale, quindi che in Italia ti sarebbe costato anche più di 50.000 euro, che fai? Non prendi 3 giorni dell'anno per verificare come sta la tua bocca? Hai risparmiato 30-40.000 euro. 30-40.000 euro. Più il dolore. Ok, il rischio qual è poi se non fai il check e la pulizia? Perdiamo le arcate, le smontiamo, facciamo il lavoro tutto da capo. Quindi la faccia, quella gonfia che l'avevate, ve lo ritrovate, insomma. Chirurgia. Me la rimo, fa. Brava. Dai, ora non vi vogliamo spaventare troppo, ok? Vi volevo solo far vedere che Palmas c'è anche sul giornale del Corriere della Sera. Quando venite vi offro un caffè, ci facciamo una chiacchierata e poi andiamo a vedere come stanno i denti. Mari, buona serata. Buona serata, ragazzi. Ciao.